Io non sono ancora onorevole, ma lo sarò dalla prossima. Vabbè, giusto, c'era una palla normale. Tonino canta la messa e l'arte. Tonino canta la messa è stato un mecenate. E veramente ha fatto un sacco di bene per molti artisti. A Mergellina, dove abito io, c'era uno scultore, si chiamava Gabriele Zambardino, scultore maledetto. Uno scultore cui motto era o dormiente d'artista come la croce di Gesù Cristo. Non ha accettato mai compromessi con nessuno. Solo Tonino è stato capace di aiutarlo. Una delle opere più belle di questo scultore è esposto alla Banca Nazionale, potete vedere, ed è Rialzarsi Sempre. È un uomo in ginocchio che con le mani per terra cerca di alzarsi. Era il pezzo più bello di Gabriele Zambardini, è il pezzo amato da Tonino Cantalamessa, che anche per ricordare quindi la sua statura umana e politica. Da 35 anni a Piedigrotta io faccio Serenata alla Madonna, è l'ultimo ricordo della Piedigrotta, la vecchia Piedigrotta. Tonino Cantalamessa ha partecipato a 34 edizioni, solo quest'anno non è potuto venire, era impegnato con un altro problema che purtroppo ci ha fatto fissi, però lui era sempre presente, arrivava tra la folla, si guardava e poi se ne andava. Un altro flash, erano gli anni 80, stavo nel suo ufficio a Portici, arriva una telefonata, dice Benedetti vieni con me, arriviamo, Tonino non ti preoccupare, arrivammo alla raffineria della San Giovanni, c'erano striscioni rossi da tutte le parti, c'è Tonino, ma tu sei sicuro di questo ambiente? Gli disse non ti preoccupare, uscimmo noi, lui uscì tra gli applausi, ricordo una battuta di un uomo che disse, un sindacalista, ci volevano fascisti per capire i nostri problemi, per dire anche il rapporto, avete già detto voi come lui era d'accordo con tutto quanto, e mi fa piacere ribadire proprio questo, l'amicizia che aveva Tonino con tutto quanto. Ma io ho visto Tonino piangere, credo che solo i forze l'hanno visto piangere. Erano delle elezioni, evidentemente lui aveva dato tanta fiducia a delle persone. Ricordo che subito dopo l'apertura delle liste girammo per la zona di Poggioreale, come dove qualcuno evidentemente gli aveva promesso delle cose. Tonino non ce la fece, salimmo per Santa Maria del Pianto, dietro al cimitero, lui fermò la sua macchina ed ebbe un momento di grande emotività, di grande emozione. Per la prima volta si sentì tradito. Mi ha fatto piacere essere qua stasera a ricordare Tonino, ma credo che non ce n'era bisogno. Tutto il mattino Tonino sta nelle mie preghiere insieme a Pietro Golia. Grazie.